questa sera sì, la ECI Georgia's Orchestra si esibirà qui al Teatro San Giorgio a Catania in un programma nuovo, totalmente nuovo. Un'idea che abbiamo avuto per il nostro pubblico, quello di presentare oltre lo swing classico, i brani più importanti che ci hanno regalati grandi artisti come Duke Ellington, Glenn Miller. Questa sera saremo con colonne sonore dove lo swing è sempre predominante, che coinvolgono cartoni e anche movie. Andremo da James Bond a The Pink Panther, ai Flintstone e tanti altri brani, colonne sonore di cartoni che ci hanno accompagnati sia ai grandi e piccoli nel nostro percorso su questa vita terrena. ECJ Jazz Orchestra nasce a Catania nel 2012, si è sempre proposta in teatri autoproducendo i propri concerti, fino ad ampliare sempre di più il programma, il repertorio. Siamo stati in tournée nel 2014 in Azerbaigian, ora sono pronte altre due tournée, non diciamo dove, per l'estate. È un bel progetto, un progetto non solo catanese, perché coinvolge musicisti di diverse province, anche soprattutto la provincia di Siracusa, uniti tutti da un minimo comune multiplo: la musica, il divertimento, l'amore e la gioia per quello che si fa. Normalmente l'orchestra si presenta con 16 musicisti e il direttore, poi abbiamo delle formazioni, dei programmi con vocal, con cantanti o anche con solisti, non più di 20. Sicuramente un concerto dedicato al divertimento soprattutto dei musicisti, perché comunque suonare delle musiche, i cartoni, credo che sia un'esperienza veramente molto molto bella, interessante da fare. Il programma di questa sera sarà un programma come da titolo relativo alle colonne sonore e ai cartoni animati, quindi tutto quello che noi abbiamo sempre ascoltato come musica di sottofondo e come sigle dei cartoni che ci hanno accompagnato da 20, 30, anche 40 anni a questa parte, stasera li ascolteremo sotto forma di proposta musicale con la big band che esegue gli arrangiamenti originali. In realtà dal jazz viene attinto tantissimo per quanto riguarda le colonne sonore e i cartoni in particolare. Noi non ci rendiamo conto, però anche la pubblicità attinge tantissimo al jazz ed è veramente una risorsa poter ascoltare anche involontariamente a volte questo genere che in realtà sembra di nicchia ma non lo è.
L'orchestra di fiati è l'orchestra perfetta per raccontare questo programma, nel senso che è esattamente la formazione che viene utilizzata per stilare, per poter far ascoltare le colonne sonore originali, e quindi non sono delle riduzioni per orchestra, ma sono esattamente le partiture previste per questa formazione e che noi siamo abituati ad ascoltare come sigle di cartoni animati o di colonne sonore.